Stasera mi preparo una bella pasta all'arrabbiata. Non sono incavolato, ho soltanto voglia di un piatto semplice, ma allo stesso tempo forte e deciso. Polpa di pomodoro, uno spicchio d'aglio, peperoncino, un filo d'olio a crudo. Certo non sarà mai buona come quella che prepara Maria nel suo ristorante romano a Trastevere. Lei ci mette anche una foglia di basilico. Maria è una persona squisita, per bene, buona come poche, una donna semplice e al contempo decisa. L'ho conosciuta ai tempi del terremoto del 2016. Mi raccontava delle scosse, quelle forti. Lei era in cucina, l'acqua sul fuoco bolliva, aveva appena buttato la pasta quando il soffitto è crollato sopra la sua testa, la sua famiglia, la sua storia, la sua vita. Sono passati 11 anni. Quel giorno Maria sopravvisse, purtroppo. Purtroppo perché sotto quelle macerie rimase il bene più prezioso che aveva al mondo, più della sua stessa vita. Suo figlio. Si chiamava Nicola, era solo un bambino. Mentre la terra non smetteva mai di tremare, notte e giorno, per mesi, Maria ha lasciato le Marche e si è trasferita a Roma. Ha aperto un ristorante con il marito e ha adottato un bambino, che ora lavora con lei tra i fornelli. Il nuovo figlio di Maria è un ragazzo del Congo. Ama la mamma, la cucina italiana e ha una voglia di vivere contagiosa che ha restituito un po' di luce agli occhi spenti di Maria. Ricordo il giorno in cui sono passato a trovarla al ristorante. Ho aperto a sorpresa la porta della cucina e Maria mi è corsa incontro, l'ho abbracciata e stretta forte. Quando si è staccata con le lacrime agli occhi, lo sguardo fiero e il grembiule sporco di sugo, mi ha indicato un piccolo ometto intento a tagliuzzare la verdura. Questa pasta non è buona come quella di Maria. Le manca il suo cuore, la sua anima.